Elia è un uomo integerrimo, incapace di compromessi meschini. Il suo simbolo è il fuoco, immagine della potenza purificatrice di Dio. Alla figura del profeta, uno dei personaggi più avvincenti di tutta la Sacra Scrittura, Papa Francesco ha dedicato la catechesi odierna, riprendendo il tema della preghiera, interrotto nel tempo del creato. Elia è un uomo dalla fede cristallina, messa a dura prova, ma non tradita. È l'esempio di tutte le persone di fede che conoscono tentazioni e sofferenze, ma non vengono meno all'ideale per cui sono nate. La preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua esistenza, ha proseguito Francesco. Nell'animo di chi prega, il senso della propria debolezza è più prezioso dei momenti di esaltazione, quando pare che la vita sia una cavalcata di vittorie e di successi. I momenti di preghiera, di dolore, di aridità, di prove. La preghiera è così, lasciarsi portare da Dio. Abbiamo bisogno dello spirito di Elia, concluso il Papa, riferendosi alla capacità del profeta di preoccuparsi delle vicende del suo tempo, con gesti coraggiosi come scagliarsi contro il re e la regina dopo che questi avevano fatto uccidere Nabot per impossessarsi della sua vigna. Quanto bisogno abbiamo noi di credenti, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale col coraggio di Elia, per dire questo non va fatto, questo è un assassinio. Abbiamo bisogno dello spirito di Elia.